Ciao a tutti gli amici di eximardoro.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi abbiamo ricevuto in redazione la Corsair Strafe, tastiera da gaming di tipo meccanico. Partendo velocemente dalla confezione, troviamo nella parte frontale l'immagine illustrativa della tastiera, il nome del prodotto, alcuni adesivi che ci ricordano la presenza di switch meccanici CRMX Red, oltre che la determinazione per singolo tasto. Notiamo anche il nuovo logo della divisione gaming di Corsair, che è stato cambiato per la seconda volta, in quanto gli affezionati al brand californiano hanno rifiutato categoricamente il primo logo che era stato sostituito. Nel retro della confezione troviamo un'ulteriore immagine illustrativa con le maggiori caratteristiche, alcune immagini pi più piccole riferite al software di gestione con cui potremo accedere a funzionalità avanzate. All'interno della confezione troviamo un classico manuale di istruzioni, un set di caps di ricambio con un profilo texturizzato in gomma che aumenteranno il grip per i tasti di maggiore utilizzo, tra cui i tasti WASD. Troviamo anche un estrattore in plastica per rimuovere e sostituire tali tasti in modo veloce, pratico e sicuro. Ed infine troviamo la tastiera, che come possiamo vedere ha un design molto classico e diciamo anche un po' aggressivo, in quanto il contrasto che viene fatto tra la struttura in colorazione nero opaca e diciamo questo plate interno di colore rosso daranno un tocco personalizzato alla strafe. Piccolo appunto che facciamo immediatamente è il cambio di rotta che è stato fatto da Corsair per la produzione di tastiere meccaniche, in quanto la serie Strafe, la struttura della serie Strafe è in plastica rispetto alla serie K come la K70 e la K95, con un plate completamente in alluminio spazzolato. Ovviamente la struttura che viene adottata per la Strafe è comunque buona, è un assemblaggio molto valido e quindi non ci saranno problemi. Ovviamente è un fattore abbastanza soggettivo. Alcuni dettagli della Strafe sono senza dubbio i tasti nella parte alta che ci permetteranno di passare da varie modalità di retroilluminazione e di densità, oltre che il tasto per disattivare il tasto Windows in gioco e quindi evitare di ritornare al desktop durante le sessioni di gioco, oltre che i LED di stato. Troviamo oltre modo i tasti attivabili tramite il tasto FN, i tasti multimediali che vanno da F5 ad F12. Nella parte sinistra alta troviamo il logo nuovo della divisione gaming di Corsair, che comunque è quello là classico del brand storico californiano. La barra spaziatrice inoltre ci viene in aiuto e in reminder dei tasti texturizzati che vengono forniti in dotazione per questa tastiera. Nel retro della stessa troviamo un design molto classico, anche qui. Classico adesivo con riportate varie informazioni, oltre a quattro piccoli piedini in gomma, oltre a due in plastica per rialzare la tastiera ed agevolare un minimo sia la digitazione sia la sessione di gioco. Nella parte alta troviamo anche una porta USB e infatti il cavo rivestito di una guaina in gomma USB è dotato di due porte con connettore, due porte USB, scusate, una che sarà da alimentazione alla tastiera soltanto e la seconda che ci servirà per alimentare questa porta presente nella parte superiore della tastiera, quindi la Strafe è dotata di una porta pass-through USB. Con questo è tutto, quindi vi rimandiamo alla recensione scritta sul nostro sito www.eximardoro.com per ulteriori informazioni, immagini e per le nostre impressioni di utilizzo. Con questo è tutto, un saluto a tutto lo staff.